cerco anche di misurare le mie parole, sinceramente, perché poi, insomma, con le istituzioni noi dialoghiamo ogni giorno e con le istituzioni vanno, come dire, rispettate indipendentemente da chi le rappresenta. Ma quel linguaggio non solo non ci appartiene, ma io trovo molto grave che chi rappresenta delle istituzioni con i suoi massimi livelli si rivolga nei confronti di alcuni giornalisti, che può piacere o non può piacere, ma hanno fatto una coraggiosa attività di inchiesta, vengono definiti squadristi e camorristi. Io credo che c'è anche qui un limite che non può essere valicato. Poi, se uno ritiene di essere stato leso in qualcosa, tra l'altro dai video che ho visto mi pare che il presidente della regione non era stato ancora chiamato in causa, anche qua vedo molte persone che si difendono prima ancora evidentemente di essere attaccate, quindi vuol dire che forse quella inchiesta ha colpito nel segno. Mi riferisco all'inchiesta giornalistica, non mi permetto di valutare l'indagine della magistratura, che sono, come dire, che devono andare avanti nel rispetto della loro piena autonomia e indipendenza, ma quelle immagini non possiamo non commentarle. Cioè, ci sono delle immagini, quelle immagini sono inequivocabili, ma non inequivocabili nella condanna, cioè di dire quello è responsabile penalmente, quello non ha fatto niente, quello è stato un po' zitto, quello ha un po' parlato, quello ha guardato a sinistra, quello ha guardato a destra. Là c'è un'immagine di un sistema che almeno noi in questa amministrazione, in questa città abbiamo sconfitto, di un sistema che utilizza i nostri territori, le nostre vite come luoghi in cui distruggere le nostre terre, le nostre vite. Cioè, sembravano le immagini dell'inchiesta inizio anni 80, quando ci furono le prime terre dei fuochi, le indagini sui collaboratori di giustizia, le indagini di come nei nostri laghi, nelle nostre terre venivano interrati rifiuti che portavano morte alle terre e morte alle persone. Non avremmo mai più voluto vedere quelle immagini, e purtroppo quelle immagini fotografano sì una persona da un passato discutibile che va insieme a dei giornalisti, ma fotografia persone che hanno ruolo all'interno di istituzioni importanti del nostro territorio, Regione Campania e Comune, non di Napoli, ma di Salerno, che invece di metterle alla porta si mettono a discutere nelle modalità in cui tutti quanti hanno visto, e c'è poi direbbero in quel famoso film di Totò e Peppino, ho detto tutto. Cioè, non stiamo a fare il processo sommario, come dice qualcuno, il processo penale, siamo indignati. Io da sindaco, da magistrato e da cittadino provo davvero vergogna e inquietudine che ci sono ancora persone che ricoprono incarichi pubblici che non prendono a calci o mettono alla porta persone che si entrano negli uffici pubblici con l'intenzione, come dire, di fare quei ragionamenti sul quale anche bambini di 10 anni capiscono di che stiamo parlando.